Ero con la mia fidanzata in Lambretta e nelle varie uscite domenicali fuori porta, non è come adesso, allora ci si vedeva qualche oretta di nascosto, i tempi erano diversi. E causalmente sono arrivati i piani Resinelli. Il Resinelli c'è un enorme sasso grosso, si chiama il Nibbio, che ha una parete leggermente strapiombante. E lì vedevo dei ragazzi miei coetanei abbarbiccati su che. E quindi è stata emulazione, curiosità e emulazione. Infatti sono arrivato a casa, ho guardato subito sulla guida telefonica, ancora quelle di carta, e Club Alpino Italiano, telefonato, e anche lì fortunatamente iniziavo un corso di roccia, mi sono iscritto e da allora non ho più mollato la montagna. Neve anche a bassa quota, con meteo in evoluzione e siti che azzeccano una previsione su 5. Sono giornate un po' così, che cambiano e non sai come. Dalle mie parti, in valle, domenica si pensava a una spolverata di nevischio e invece le colline erano ben coperte da un bello strato bianco, per dire. E allora la trasferta di questa settimana ve la propongo al caldo e nel tempo. Vi racconto la storia di Marco Polo, che già il nome è tutto un programma. Parrucchiere che lasciò il suo lavoro perché folgorato dalla grignetta e che da istruttore della Scuola Nazionale d'Alta Montagna Agostino Parravicini partecipò nel 1973 a una spedizione sull'Everest con a casa un figlio appena nato e senza calcare la vetta. Quando è nato mio figlio, l'ho visto 3 giorni e poi sono partito per l'Himalaya. Beh, mi ha preso talmente tanto, è affascinato andare in montagna perché la montagna ti apre, almeno a me, non voglio usare, parliamo di singolare, mi ha aperto la conoscenza, passamelo, è un po' grossa la parola, la conoscenza di me stesso. In altri settori puoi bluffare, puoi mistificare. Quando sei attaccato a una roccia devi salire in cima, è una lotta, è una lotta, è un'impresa per capire quali sono i tuoi limiti. E la conoscenza dei propri limiti ti permette di diventare vecchio. Bisogna ascoltarla la paura. Se tu provi, se non ti senti preparato, ti prepari per riprovare. E quindi per me è stato tutto abbastanza, nonostante sembra lento, abbastanza veloce il percorso, perché mi sono iscritto nel 69. Nel 71 sono passato da aiuto istruttore a istruttore. Nel 73, che era il centenario della sezione, Monzino, il capo spedizione, aveva ottenuto il permesso dalle autorità nepalesi per andare all'Everest e ha detto facciamo in modo che il centenario della sezione corrisponda anche con una presenza di soci della sezione alla spedizione nazionale organizzata dalle forze armate. L'Everest che cosa rappresentava per un alpinista in quegli anni? Insomma, è il top, è il massimo. E poi ha rappresentato anche una curva storica sulla storia dell'alpinismo, perché è stata una delle ultime spedizioni ultra pesanti. Era come un po' nel Medioevo l'assalto, l'assedio al castello, alla rocca. Questo elefante che si muove, questa cosa, questa macchina, no, organizzativa e mastodontica, allunga anche i tempi. Adesso, fortunatamente, le spedizioni sono super leggere, con poche persone, meno stai in quota e meglio è, quindi sono velocissime. Voi quanto siete rimasti in quota? Durata 4 mesi. E praticamente dai 5.400 dal campo base alla cima, che è stato poi nel mese di maggio, sono stati 60 giorni, insomma, su e giù. Non solo da parte mia, ma da parte di tutti, insomma. Qual era la tua motivazione? Al di là del fatto che un po' ti ci sei ritrovato, insomma. Io ho cominciato così per provare, poi ho visto che a mano che superavo le selezioni cominciavo ad acquisire la possibilità effettivamente di andare in un luogo da un neofita, da uno che era 4 anni iscritto al CAI ed è diventato nel frattempo istruttore, quindi accelerando un attimino anche i tempi, per me l'Everest era. Dove vai dopo l'Everest? Fin là non c'è, capisci? Poi durante la spedizione il clima era il clima militaresco, quindi c'erano gli ordini del giorno, cioè non era come per
pensavamo noi, andare in montagna e decidere insieme il da farsi, quando partire, le previsioni del tempo, capire cosa bisognava portare su. Un'organizzazione però fatta fra un gruppo di amici che si conoscono. E lì non dico che ci salutava col grado militare, perché quello no, però dovevi obbedire, eseguire dei compiti che li sapevi la sera prima, e quindi non capivi il perché. Solo se riuscivi a metterti in testa che era un gioco che tu partecipavi, e se qualcuno arrivava in cima lo doveva in parte anche a te. Quindi con molta abnegazione, chiamala, o umiltà se vuoi. C'è un ordine, non lo discuti. Tu partecipi tu come persona Sì. singolarmente, arrivi lì e ne fai solo un pezzetto, cioè un Sì. po' di amaro in bocca non ti resta, cioè non ti viene la No, voglia di dire ci no, no. sono tanto così. No, 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 assolutamente. Quello, secondo me quella è stata la chiave, che non è stata solo mia, ma anche la chiave di altri, perché tutti e 60 avrebbero desiderato calcare la cima, ma non si può. La cima l'hanno calcata in 5, poi 3 Sherpa e 5 Taglia, 1, Minuzzo, Carrel, De Benedetti, 5 italiani. E tutti gli altri 55 partecipanti avrebbero pensato alla stessa cosa, perché non io, sono più forte, sono più bravo, sto meglio in salute. La mia scelta non è stata dovuta solo al fatto che dopo una certa quota ognuno ha i suoi limiti, la mia resa non era al 100%, anzi più salivo di quota più rendevo meno. E quindi diventi un peso, cioè non è più un contributo. Ecco, è paragonabile alla squadra di calcio. Tu puoi avere un centravanti stupendo, che so, Ronaldo, dico un nome così, qualsiasi, tanto per intendersi, e avere gli altri 10 che la palla non sa neanche se è rotonda. Si vince se tutta la squadra funziona. Quindi se tu accetti questa cosa, lo fai volentieri. Sì. 6.100 metri, tu sei arrivato lì e sapevi che lì Basta, non ti potevo fare, sì. fermavi. Come Ma ci mi sei? fermavo anche perché non sarei stato in grado fisicamente di dare un contributo. Sarebbe stato un peso, rallentavo, ero l'ultimo della fila, e gli altri si dovrebbero ovviamente dovuto preoccupare di quello che era indietro. E quindi non funziona così, devi proprio accettare, no? È come se c'è una bombola d'ossigeno, ipotesi, e sia in due. Se tu stai bene, usala tu, così tu arrivi in cima. Tanto io su non ci vado, sia che abbia l'ossigeno, sia che non ce l'abbia. E quindi non è un sacrificio, è un contributo. Quindi tu a 6.100 sapevi di essere arrivato e che quello era il Oltre tuo Everest. non sarei stato E più in come ti sei grado. sentito? Beh, abbastanza un fico secco, insomma, voglio dire. Pensi di essere Gesù Cristo Superstar, no, sono forte, sono in gamba, no, c'è un allenamento della miseria. E poi ti scontri con la realtà, quello che si diceva più o meno prima. La montagna ti aiuta a conoscerti, non puoi bluffare. E se hai un attimino di grano salis, capisci benissimo che non devi mettere in condizione gli altri di essere soccorso. Secondo te, dal punto di vista di un uomo di montagna che l'ha vissuta in altri Sì. tempi e di una persona che vede anche che ci si approccia in questi anni recentemente, Sì. com'è cambiato l'approccio alla montagna, alla parete, all'escursionismo o all'alpinismo a 360 gradi, come dicevi prima? Ma è cambiato possibile. Innanzitutto come viene rappresentata dai media. C'è una corsa, è un po' un arrivismo, un po' un'arena. Cioè, gli alpinisti che adesso suscitano in me ammirazione, al di là delle varie discipline, sono quelli che hanno ancora quell'umiltà di accettare le sconfitte. E adesso c'è la gara, il tempo. Io ho fatto quella salita in 2 ore, no? Io ci ho messo 1 ora e 58. E poi l'attenzione che danno i media alle imprese, agli exploit. Ma c'è un po' di gente che va in montagna chapeau, veramente, che però sono degli emeriti sconosciuti, ma serve solo. Io ammiro di molto di più quelli. Se io fossi un utente della biblioteca e venissi qua Sì. per la prima volta chiedendoti qual è il tuo più bel ricordo legato alla montagna, tra biblioteca, spedizione, parravicini, iscrizione, qual è il primo ricordo che ti viene in mente che dice ok, quella per me è stata
Certo. È il ricordo della montagna. Primo è la mia prima salita fatta in Grigna al Medale, fatta non come allievo ma come da capocordata. Il primo grosso limite, il primo step da raggiungere. E quando sono salito in cima, quando ce l'ho fatta a fare la salita, mi sono sentito, ho detto, caspita, adesso sì, adesso posso, perché so dove posso arrivare. E l'altro episodio, secondo me, fondamentale, è alla fine della carriera, quando sono andato con degli amici, sempre dalla scuola Paravicini, già anzianotti, nelle Ande, in Perù, e ho salito una cima non difficile, di 5.600, 5.600, 5.400, mi hanno tirato la testa. Ma la cosa bella è che l'ho voluto fare da solo. Il giorno prima erano saliti quattro dei nostri, e il tempo era buono, perché mi hanno chiesto perché non sei venuto con noi, no? Non potevamo dire, no, perché il giorno c'era qualcosa che mi diceva che non me la sentivo, non sarei stato d'impaccio, non mi sentivo preparato, ma preparato mentalmente. Poi il giorno dopo una notte quasi insonne, ho detto no, adesso devo provarmi. E quindi ho sfruttato le tracce lasciate da quelli saliti il giorno prima e sono salito da solo. Non contento, sono sceso dal versante opposto e quindi ho fatto il periplo, diciamo, e sul versante opposto era un versante vergine che non conoscevo. E lì fortuna, fiuto, esperienze, chissà, sensi che sono assopiti, che riaffiorano, il senso dell'orientamento, il capire che lì forse è una zona crepacciata, quindi aggirarla, magari non è vero. E comunque sono tornato e ho fatto questa salita qui costruendola minuto dopo minuto. E quindi per me è stato proprio non so, è difficile da spiegare quello che ho provato. Da allora dico, una cosa del genere non la supererò più, non la farò mai. Difatti ho fatto poche salite solitarie io, quella è stata l'ultima, ma è stata proprio il top, diciamo. Che come montagna, come difficoltà, non ne aveva, non è che fosse una roba da sesto grado, no? Però l'ambiente era totalmente vergine per me, quindi lasciare un'impronta su una zona interessante che non conoscevo è stato rischioso ma bello. Dopo la spedizione Marco Polo è tornato alla sua vita, a suo figlio che oggi gioca a basket e non vuole proprio saperne di montagna, al suo lavoro da vigile urbano e al CAI. Dal 1980 al 1983 è stato presidente della Paravicini e ha diretto la biblioteca del CAI di Milano fino a poco tempo fa. Oggi è un volontario e si aggira tra gli scaffali svuotati di libri e riviste che ora sono tutti sui tavoli in attesa di essere digitalizzati. E quel che mi dice poco prima di lasciarlo al suo sfogliare è che essere intercambiabili è importante in biblioteca, perché se qualcuno non c'è, l'altro riesce ad andare avanti lo stesso. E se ci sono tutti, allora il lavoro procede più spedito, in biblioteca come in montagna, perché in trasferta è importante sapere di avere un compagno che ti può dare una mano.